sta per iniziare. La casa della fantasia, ogni storia ti porta via, sulle stelle puoi volare dei sogni. La casa della fantasia di e con Antonio Argenio, una produzione RBE TV. Ciao bambini, bentornati alla casa della fantasia. Allora, com'è andata? Siete riusciti a fare quelle cose difficili che non riuscivate? Ce la posso fare! Ce la posso fare! Eh sì, ci siete riusciti? Siete riusciti a dire finalmente ce la posso fare? Avete usato il coraggio che c'è dentro di voi? Bene, anche io ci ho provato. Anche io. Ah, davvero? Sì. Pensa, io proprio avevo una cosa che non riuscivo a fare. E che cosa? La raccolta differenziata. Ma figurati, davvero? Eh sì, una fatica incredibile. E metti la carta qua, e metti la plastica lì, e metti quello su, e quello giù, e quello lì, e quello là, quello lì, e lo sì, a un certo punto ho detto, basta, non ce la posso fare, non sono capace. No, già, però dopo la storia e la canzone ci ho provato. E ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta! Dopo un po' di tentativi sono riuscito a mettere la carta qui, la plastica lì, e quello lì, e anche l'olio. Sono stato proprio bravo. Bene, sono contento perché è importante. È importante riciclare per tutelare la natura che ci circonda. Oh sì, proprio per questo è venuto a trovarmi un amico che ha voglia di raccontare una storia proprio sul rispetto della natura. Ma è fantastico! Sono contento! Sì! E dov'è questo amico? Sta facendo colazione con un bel barattolo gigante di miele! Un barattolo intero? Sì, da 1,5 kg! Gigante, da 1,5 kg? Ma non gli fa male, a me verrebbe la nausea, il mal di denti, 1,5 kg è troppo! Ma no, che dici? Quando lo vedrai capirai! Va bene, allora vallo a chiamare, io sono pronto, quindi io oggi ascolto, osservo, guardo quello che succede? Sì, gli darai una mano, ma sarà lui a raccontare la storia! Bene, sono felice, allora vallo a chiamare e poi cominciamo! Ok, vado a chiamarlo, vado! Ciao bambini! Ciao! Ciao! Sì, vai! Ciao! Vai! Ciao! Va bene, guarda che non vanno via, dopo li ritrovi! E che sono così carini! Ciao bambini, arrivo, Un barattolo di miele da 1,5 kg? Ma a me farebbe male, chissà chi è questo amico? Non lo so, un barattolo di miele. Cos'era questo verso? Mi sembrava quasi un ruggito, un verso strano. A me sembra un orso. Vabbè, ci sono orsi vicino alla casa della fantasia? Vabbè, io mi metto qua e aspetto, Vediamo un po' se arriva. Era proprio un orso. Un orso, con la sua pelliccia. Sì, sono un orso! Ehi, ciao bambini, sono l'orso, indovinate un po' come mi chiamo? Bruno, come tutti gli orsi. È anche simpatico. Senti, ma sei qui per raccontare una storia? Oh sì, una storia incredibile. Ora ve la racconto. Dovete pensare che in un paesino di campagna, molto lontano ma anche abbastanza vicino, era usanza... ma un'usanza importantissima, lasciare sul comodino in camera da letto di ogni bambino una tazza di latte e dei buoni biscotti. Perché mamma e papà andavano la mattina presto a lavorare nei campi e così il bambino si sveglia, trova il latte, mangia i biscotti, non ha più fame, ma soprattutto sente vicini mamma e papà. Ah sì, è una cosa molto bella, molto carina. Guarda, stasera lo faccio anche io col mio bambino. Gli metto una bella tazza di latte, così appena si sveglia se la beve tutta quanta, Che dici? Sì, ottima idea, bravo. Però, in casa di un bambino in particolare successe una cosa spiacevole. Ah sì? Eh sì, un topolino
Un piccolo topolino tipo questo? Sì, tipo questo. Ecco, un piccolo topolino, mentre dormiva, sentì l'odore di quei biscotti buonissimi. Uscì dalla tana, zitto zitto, piano piano, salì sopra al tavolo e... si mangiò tutti quanti i biscotti. E poi, siccome i biscotti, come si dice, no, rimangono un po' lì nella bocca, prese il bicchiere di latte, glu 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 glu, tutto d'un fiato. E poi, bello sazio e sano, andò a dormire immediatamente. Vabbè, vabbè. La mattina un pianto disperato lo svegliò di sovrassalto. Uè, 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 ah, il mio latte, i miei biscotti, non c'è più niente! Povero bambino, aveva fame ma soprattutto sentiva mamma e papà molto lontani. Si sono dimenticati di me! Il topino dalla tana sentì un forte rimorso. Era molto triste per questo e allora decise di andare a cercare subito del latte per il bambino e partì, partì immediatamente, velocissimo. Fermo. Subito si recò dalla capretta. Eccola lì, la nostra capretta. Guardate che bella capretta, eh? Oh! Sì, andò dalla capretta e gli chiese: capretta, capretta, dammi un po' di latte per il bambino che sta piangendo. E la capretta rispose: non ho più latte, trovarmi dell'erba fresca, così ti darò altro latte. Eh già, la capretta aveva bisogno di erba fresca per mangiare e fare altro latte. E allora il topino, eccolo qui, corse subito alla ricerca di un bel prato e via, di su, di giù, di destra, di sinistra, e lì, e va, e vu, e vi, e va, e su, e giù, ma non trovò niente. Tutta erba secca, sassi, terra, tutto arido. Ah. A un certo punto arrivò un insetto un po' strano. Non lo so, sembrava un millepiedi, un quinquinquapiedi, un verme, un lombrico, non si sa. E chiese a questo insetto: come mai non c'è più erba fresca? E l'insetto rispose: caro mio, non c'è più erba fresca perché la fontana non dà più acqua. Vai a vedere come mai, sistema la fontana, portaci dell'acqua e così avrai l'erba fresca. Eh sì, l'erba fresca per darla alla capretta e per prendere il latte e portarla al bambino. E allora il topino corse immediatamente a cercare la fontana. E di su, di giù, di qua, di lì, di qua, di lì, di su, boom! Ai, che botta! Piano! Trovò la fontana. Ma la fontana era completamente secca, asciutta. Non buttava fuori neanche un filo d'acqua. Come mai, fontana? E la fontana rispose: non ho più acqua perché sono rotta e nessuno è venuto ad aggiustarmi. Vai a cercare qualcuno, qualcuno disposto ad aggiustare la fontana. Così ti darò l'acqua per il tuo prato. Il prato ti darà l'erba, l'erba la darà la capretta e la capretta ti darà il latte. E via, a cercare un operaio, un muratore, qualcuno. E andò a cercarlo di su, di giù, di là, di qua, di su e boom! Ai, che botta, e basta! Sempre addosso devi finire. Scusa. A un certo punto sentì un ronzio. Era una petta. Una piccola petta che volava felice e chiese al topino: dove vai, piccolo topino? È tutto solo e di corsa. E il topino rispose: vado a cercare un operaio per aggiustare la fontana. E con stupore la petta rispose:
Sono mesi ormai che non lavora più nessuno. E sì, perché la montagna non dà più materiale buono per lavorare. Non più pietre resistenti, né legno, né nient'altro. E allora tutti stanno lasciando il paese. Tutti lasciano il paese? La montagna non dà più niente? Ma bisogna indagare immediatamente! E il topino andò di corsa verso la montagna, e su, e giù, di là, di qua, di su, e boom! E basta, sempre addosso devi finire! Arrivato ai piedi della montagna, il topino iniziò a chiedere. Montagna! Montagna! Perché non dai più materiale? E la montagna è alta, non sai dove hai le orecchie, devi urlare, no? Montagna! Ma la montagna non rispose. Arrivò una piccola chiocciolina. Piccola, piccola, un po' buffa e un po' strana, eh? Guardateli che occhi che ha. Si avvicinò al topino e disse: ma perché urli così? Non ti sente più nessuno! La montagna sta morendo! Nessuno si prende cura di lei e non avrai niente da lei! In effetti il topino si guardò in giro e in giro era tutto secco, arido. I letti dei fiumi erano sporchi, non c'erano più animali né cibo e legno marcio. E sì, nessuno si era più occupato della montagna. Allora il topino tornò di corsa dal bambino, raccontò tutto. Molto tristemente. Il bambino ormai si era consolato perché mamma e papà erano tornati. Ma questa storia gli rimase nel cuore. Quando diventò un giovane adulto, iniziò a lavorare nei campi con la mamma e il papà, ma nel tempo libero si occupava della montagna. Ripulì i ruscelli, sistemò il sottobosco, portò il cibo agli animali, insomma se ne prese cura. E la montagna del giro di pochi anni tornò a splendere, del verde lussureggiante, degli animali che volavano, la montagna tornò a essere fantastica, perché lui se n'era occupato. E da quel giorno l'erba dei campi era sempre fresca, le fontane funzionavano e il latte nella tazza dei bambini sempre pieno, buono e gustoso! Ma grazie, è una storia bellissima. Prego, prego, me l'ha raccontato un mio caro vecchio amico, un certo Antonio, come te. Oh, grazie, grazie. Bene, allora ti saluto. Adesso vado a cercare Mascon per raccontargli questa storia fantastica. Bambini, spero vi sia piaciuta la storia. Io la chiamerei la storia del topo e della montagna. E in effetti si chiama proprio così. Ah! Mascon, grazie, il tuo amico è stato incredibile, fantastico, guarda, è rimasto ancora il topino con noi, eccolo qua. Oh, ma che bel topino! Ciao topino, mi raccomando, non rubare più niente, dai tavoli, dai comodini ai bambini, eh? Ti. Vai, vai topino, vai a farti un giro, per favore. Oh, è importantissimo il messaggio che ci ha lasciato il nostro amico Orso Bruno. Oh, importantissimo, sì, bisogna prendersi cura della natura. Perché la natura si consuma e se noi la usiamo male, la distruggiamo. E già, bambini, bisogna fare molta attenzione, fin dalle piccole cose. E allora, in questa puntata voglio lanciarvi una piccola missione speciale. Non so se abitate vicino a un parco, a una montagna, a una pianura. Insomma, occupatevi della natura. Occuparsi della natura vuol dire anche semplicemente evitare di buttare carte per terra, fare bene la raccolta e anche un'altra cosa, consumare bene la corrente elettrica. Non lasciamo le luci accese, non facciamo scorrere troppo l'acqua. Ecco, con mamma e papà potete andare a cercare dappertutto, lo trovate sicuramente, le regole per aiutare la natura. E una volta che le avete trovate, applicatele insieme ai vostri genitori. Controllate quello che fate tutti i giorni per amare e rispettare la natura. Oh, sì, sì, certo! Io, ad esempio, conosco un posto e un pianeta che si chiama Tutto Mio. È un pianeta veramente strano, dove tutti sono convinti che tutto è loro, tutto è loro, tutto è loro, e fanno quello che vogliono. Sì, il pianeta Tutto Mio. E per questo ho portato una canzoncina che racconta proprio di quel pianeta e vi spiega un pochino che cosa sbagliano su quel pianeta. Sì,
non guardano, non osservano, non toccano e non aiutano la natura. È così bella. Mi raccomando, eh? Ok, bambini, mi raccomando, vi aspetto tutti alla prossima puntata. Dovete raccontare com'è andata, se avete, come dire, salvato un pezzettino, seppur piccolo, della nostra natura. Ciao, alla prossima! E ora la canzoncina del pianeta tutto mio! Tutto mio, più nessuno sta a guardare quanta plastica è caduta dentro al mare. Sul pianeta tutto mio, più nessuno sta a sentire quando urla la montagna che sta male. Se una stella raccogli, lasciala andare, il cielo è il posto dove deve stare. Se una stella raccogli, lasciala andare, il cielo è il posto dove deve stare. Sul pianeta tutto mio, più nessuno sta a toccare la sua terra che ha la febbre da ospedale. Sul pianeta tutto mio, più nessuno sa gustare quanto è bello un mondo al naturale. Se una stella raccogli, lasciala andare, il cielo è il posto dove deve stare. Se una stella raccogli, lasciala andare, il cielo è il posto dove deve stare. Pianeta tutto mio, più nessuno sta a guardare quanta plastica è caduta dentro al mare. Sul pianeta tutto mio, più nessuno sta a sentire quando urla la montagna che sta male. Sul pianeta tutto mio, più nessuno sta a toccare la sua terra che ha la febbre da ospedale. Sul pianeta tutto mio, più nessuno sta a gustare quanto è bello un mondo al naturale. Se una stella raccogli, lasciala andare, il cielo è il posto dove deve stare. Se una stella raccogli, lasciala andare, il cielo è il posto dove deve stare. Mi raccomando, se raccogliete una stella, lasciatela andare.